Beat 2019 Cosenza è presente come ormai negli ultimi anni, ma con delle novità, novità sempre importanti, fra cui quella del piano strategico del turismo. Proprio ecco, dopo qualche giorno dalla presentazione ufficiale avvenuta a Cosenza, presentiamo a Milano il piano strategico del turismo della città di Cosenza, un piano di cui si dota la città, ma che insieme ad essa si dotano tutti gli operatori turistici coinvolti a 360 gradi in questo importante progetto voluto dal sindaco Mario Occhiuto, un progetto che oggi porta a considerare Cosenza come destinazione turistica, porta a considerare Cosenza come una meta ambita dai turisti, dati che vengono sottolineati proprio dalla statistica che ci dice che il numero dei turisti è sempre in numero crescente qui a Cosenza. Un turismo che orientiamo su tre direttrici in particolari: intanto il turismo legato alla leggenda, al fascino, al mistero, quindi al tesoro di Alarico, e poi il turismo legato all'enogastronomia, un turismo integrato che proprio ecco, accanto al turismo legato alla cultura, alla storia, all'arte, parla anche delle eccellenze legate al gusto, all'ospitalità, e poi un turismo legato invece all'arte contemporanea. Cosenza con il suo museo all'aperto, Cosenza con il suo Box Museum, con il Box Art, con il suo Ponte di Calatrava e il Planetario regalerà ai tanti turisti un bellissimo filone legato proprio alla contemporaneità. Cosenza una città da visitare tutti i periodi dell'anno, è visitabile sia di giorno che di sera. Cosenza è capace di far scoprire un lato bellissimo, che è quello delle luci, quello dei luoghi, quello del fascino, quello del mistero, ma anche quello della vita notturna, una città vivace, una città tanto per i giovani quanto per le famiglie, una città per le coppie, una città che davvero sa accogliere ogni persona.